Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, oggi è venerdì, buongiorno e buon fine settimana a chi ci segue in diretta Twitter, a chi ci segue in diretta Facebook, per una rassegna che si muove su quattro binari. Per un verso, lo scoop di ieri della verità è le chat. Qualcuno dice chat private, ma evidentemente con una rilevanza pubblica, vista l'eco che hanno determinato, di magistrati che attaccavano selvaggiamente Matteo Salvini sulle vicende dell'immigrazione, dicendo ha ragione, però noi dobbiamo attaccarlo. E, peraltro, la cosa più imbarazzante, al di là dell'evidente partigianeria politica, del pregiudizio politico nei confronti di Salvini, era che quei magistrati dicevano quello che poi pensa una larga maggioranza degli italiani su quei temi, cosa ancora più imbarazzante per loro e per gli arcinemici di Salvini, il quale leader leghista naturalmente ieri si è dovuto, ha scritto una lettera al Quirinale, c'è stata una telefonata con il presidente Mattarella e oggi i giornali che fanno, con poche eccezioni, diciamo la verità, nascondono questa vicenda e in qualche giornale dovete munirvi di una potente lente di ingrandimento per trovare traccia della questione. Secondo tema della giornata, Conte in aula. Ieri era atteso alla Camera e al Senato per fare il punto sulle strategie di contrasto alla pandemia e è stato il solito Conte, molto autocompiacimento, secondo l'indimenticabile numero teatrale di Petrolini. Bravo, grazie, bravo, grazie. Detti in sequenza, ma da solo e a se stesso, molto paternalismo. Se non fate i bravi, vi richiudo. Un po' di scaricabarile sulle banche, molti verbi al gerundio e al futuro. Ma Conte aveva provato, aveva tentato già ieri mattina. L'avevamo letto nella rassegna stampa con una intervista al Foglio, in qualche misura di addormentare il clima, di fare un po' di melina, di rivolgersi anche, se non a tutta, almeno a un pezzo della opposizione. Se non che, e qui arriviamo al terzo binario della rassegna stampa, non si capisce se su input di Conte o addirittura per più o meno volontariamente, direbbe Bonafede, dolo o colpa, chi può saperlo, a guastare i piani ha provveduto un grillino. Un certo Ricciardi, mai sentito prima, oggi il Corriere della Sera ci informa che era noto come il Che Guevara di massa, e mancava all'appello, nello zoo italiano mancava il Che Guevara di massa, che con un intervento fiammeggiante in Parlamento ha scatenato il caos. Vedremo anche questo. E infine, quarto binario, ma è forse il più interessante, è quello economico. La verità è il giornale che con più attenzione lo fa con due pezzi che partono in prima, Claudio Antonelli e Giuseppe Liturri, punta i riflettori sull'esito straordinario. Oggi sarà il quinto giorno, nei 4 giorni precedenti di aste, alcuni giorni riservati ai risparmiatori. Ieri giornata per gli investitori istituzionali, vedremo come si chiuderà oggi, asta dei BTP, che in 4 giorni hanno raccolto 22 miliardi. E quindi da questo punto di vista non è impossibile pensare che oggi ci si avvicini a 30 e di fatto a quanto molti pensavano di prendere attraverso il MES. E fanno notare Antonelli e Liturri, e in questo caso sì, ok, l'interesse sarà un pochino più alto, ma i rendimenti per ora non sono altissimi, per fortuna, e comunque non si tratta di un credito privilegiato come invece quello del MES e nemmeno di un credito dotato di tutta quella serie di condizionalità che conosciamo e temiamo. Liturri si domanda anche come mai l'Italia, rispetto ad altri paesi, abbia tenuto il freno a mano tirato in queste settimane sulle aste di titoli. Questa dunque la panoramica, il sommario. Andiamo a vedere le aperture che abbiamo selezionato. La verità ha una doppia apertura. L'apertura vera e propria è su Conte che vuole richiuderci in casa per nascondere i suoi fallimenti. È bastato qualche accenno di movida e subito Giuseppe minaccia di rimettere gli italiani agli arresti. Ordini invece ai sindaci, tutti del PD, di mandare agenti a far rispettare le regole anziché pavoneggiarsi sulle guglie, così
il titolo della verità e si tratta di temi che troveremo riecheggiati nell'editoriale del direttore Belpietro. Ma c'è anche un secondo titolo in grande evidenza sulla verità, sullo scoop di ieri. I PM fanno la guerra a Salvini, interviene il Colle, noi partiremo proprio da questo argomento. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, attacco 5 Stelle alla Lombardia. Mentre gran difesa del Fatto Quotidiano che elegge questo Ricciardi a suo eroe. Lombardia ancora fuori controllo, ma non si può dire tutti contro Ricciardi che accusa il modello lombardo. Ma in 2 giorni su 3.157 sospetti Covid, la regione ha fatto 25 tamponi e vedremo l'editoriale di Travaglio, divieto di verità. Quindi immaginate di Travaglio imbavagliato che lotta affinché il Che Guevara di massa possa dire la verità. Così Travaglio più Che Guevara. La vede diversamente il giornale, vergogna alla Camera l'ora dei picchiatori. Repubblica accende i riflettori su un altro tema, dà dei numeri che non faranno piacere al governo. Ecco, questo va forse segnalato come diciamo supplemento al sommario. C'è un pezzo di Valentina Conte, ma diciamo tutte le pagine di apertura sono dedicate da Repubblica a coloro che, dipendenti, non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione o coloro che, autonomi, non hanno ancora ricevuto i 600 euro e sono numeri francamente impressionanti. E infine la stampa sente Giancarlo Giorgetti che dice: attenti, il paese esplode, ed è un caveat, come dire, un allarme forte di Giorgetti che si rivolge agli uomini del palazzo dicendo: guardate, voi forse non percepite quello che sta, diciamo, bollendo nel pentolone ribollente del paese. Allora, questo è il quadro. Da cosa partiamo? Partiamo dalla vicenda delle chat di Salvini e la verità naturalmente tiene viva la questione con un pezzo di Maurizio Tortorella che vi dà gli aggiornamenti di giornata. Salvini, che naturalmente è motivatamente protestato per questa vicenda, ha scritto una lettera al Quirinale, poi c'è stata una telefonata col presidente Mattarella. Lega all'attacco dopo lo scoop della verità. Il leader turbato dalle chat, con quale serenità verrò giudicato? Poi in serata arriva la telefonata cordiale del presidente. Non pervenuto Renzi, garantista solo per le indagini a suo carico, da lui definito un complotto. E sì, ha ragione Tortorella a dire che ieri mancavano all'appello tante voci, quelle che fanno i garantisti per se stessi e per gli amici propri, ma invece quando poi sono in causa gli altri, sono più silenziosi. Andiamo a vedere cosa c'è e cosa non c'è sugli altri giornali su questa vicenda. E qui comprendiamo che per molti giornali oggi si trattava di estrarre non uno ma due molari, cioè si trattava di riconoscere che Salvini è stato oggetto di un sopruso, cosa che ai giornali non piace, e peggio mi sento di citare la verità, non sia mai. E infatti il Corriere della Sera se la cava, ecco qui dovete dotarvi di un potentissimo microscopio, di una lente di ingrandimento di quelle proprio insomma da antichi orologiai, per trovare a pagina 6 non un articolo, non una colonna, non una fotonotizia, ma un boxino piccolo, 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 mini. Abbiamo contato 16 righe, ma con 20 battute ciascuna, saranno 300 battute in tutto. Caso Gregoretti, Salvini chiama Mattarella, e un lettore di Stato dice: beh, a noi che ci frega che Salvini chiami Mattarella, e forse diciamo si poteva valorizzare di più e spiegare meglio la questione. Male male il Corriere della Sera, male male. Il Corriere della Sera ormai è attento solo alla persona di Conte, che appare diciamo sacra e inviolabile come la persona del re, come era descritta nello Statuto Albertino, e per altro verso a Xi e all'ambasciatore cinese. Tutto il resto, diciamo, interessa meno al Corriere. Oh, non basterà, a meno di miei errori e omissioni, dei quali preventivamente mi scuso, ma insomma, qui ci si alza 2 ore prima delle 7 per guardare i giornali con attenzione. L'ho guardato, riguardato da sotto a sopra, da sopra a sotto. Sul Fatto Quotidiano, a meno di miei errori, a meno che qualcosa non fosse nascosto, non so se nel meteo o dove, sul Fatto Quotidiano non abbiamo trovato nulla su questa vicenda. La stampa se la cava con un pezzo
a pagina 2, però con una titolazione curiosa, lo firma Ugo Magri. Salvini teme i giudici e chiama Mattarella, toghe contro di me. E anche qui il titolo è un po' curioso, perché il lettore che non avesse letto La Verità ieri e potrebbe dire: vabbè, Salvini c'ha paura e si rivolge a papà. Non è esattamente così. Peraltro, e qui si sente, diciamo, l'eco dell'ufficio stampa del Quirinale, Magri conclude: sembra certo che il presidente abbia ascoltato con attenzione Salvini senza promettere nulla, anche perché argomentano dalle sue parti, ecco, ufficio stampa che parla, Mattarella non avrebbe strumenti per intervenire sul contenuto di una chat privata tra magistrati, priva a quanto pare di risvolti penali o anche solo disciplinari. E anche qui non dispiaccia a Ugo Magri, che giornalista di grande esperienza e di grande affidabilità, però l'argomento francamente non tiene, perché qui non si chiede al presidente Mattarella di, come dire, disattivare WhatsApp a questi magistrati, non è questo il punto. Ma un presidente che parla tanto, che lancia moniti, che un giorno sì e l'altro pure fa filtrare ansie, preoccupazioni, sofferenze, eccetera, se avesse voluto o se volesse, avrebbe tutte le possibilità di dire una parola al paese sulla necessità che i magistrati siano imparziali, appaiano imparziali, non abbiano pregiudizi politici nei confronti di qualunque cittadino, noto, meno noto, impegnato in politica, non impegnato in politica, di destra e di sinistra. Non occorre, diciamo, uno scienziato per formulare un'espressione di così banale buonsenso, però la stampa la mette così. Il giornale che valorizza di più la questione, e va dato atto della sportività, perché si tratta di un giornale concorrente, e il giornale Oggi, diretto da Alessandro Sallusti, dedica 2 pagine a questa vicenda, citando molto correttamente La Verità. Pagina 10, cronaca di Anna Maria Greco: le trame dei PM anti Salvini e Matteo telefona al Quirinale. E nella pagina accanto, nella pagina 11, Stefano Zurlo sente Carlo Nordio, magistrato di lungo corso, che rilancia una proposta antica, ma sempre valida a mio avviso, cioè il tema del sistema elettorale del CSM. Come si fa a scardinare il meccanismo correntizio? E Nordio rilancia una proposta che fa imbizzarrire alcuni magistrati, ma che invece a me continua a sembrare di eccezionale buonsenso, cioè il sorteggio, ovviamente nell'ambito di magistrati qualificati. Questo, diciamo, depotenzierebbe le possibilità di intrigo politico da parte delle correnti. Vi rimarrà la curiosità di sapere come si regoli Repubblica rispetto a questa vicenda. Repubblica, il cui direttore Maurizio Molinari, di solito sempre molto accorto, ieri sera, a modesto avviso di chi parla, non ha fatto una bella figura a TG2 Post nel suo confronto con Matteo Salvini sull'argomento. Incalzato sul tema, il direttore di Repubblica ha detto: ah, ma gli italiani hanno altre preoccupazioni, le preoccupazioni economiche. È vero, non c'è dubbio che gli italiani abbiano preoccupazioni economiche, però il fatto che ci siano dei magistrati che mostrino un così, come dire, sfacciato pregiudizio politico nei confronti di un cittadino dovrebbe essere un tema rilevante per un garantista. E anche qui non occorreva uno scienziato per dire: io Maurizio Molinari, il mio giornale, siamo lontanissimi dal senatore Salvini, non condividiamo la sua politica, in particolare sull'immigrazione, ma in questo caso, eccetera, eccetera. Invece sembra proprio che sia impossibile. Nei confronti di Salvini c'è l'approccio isterico che abbiamo visto, che vediamo da mesi nei confronti di Boris Johnson, da anni nei confronti di Trump, che per anni si è avuto nei confronti di Berlusconi, una specie di sindrome che impedisce agli avversari di dar loro ragione anche quando la ragione è francamente indiscutibile. Repubblica pubblica una colonnina a pagina 13: Salvini a Mattarella dice toghe contro di me. Ma attenzione alla seconda metà del titolo: il giudice dice avrà un processo giusto. E vediamo come si conclude il curioso pezzo di Alessandra Zinitti.
ma nessuno dei magistrati siciliani che hanno trattato le inchieste su Salvini compaiono nelle conversazioni di Palamara. Non i PM di Agrigento, che per primi lo hanno indagato, e non quelli di Catania, dove pure il procuratore Carmelo Zuccaro, da sempre vicino alle posizioni del leader leghista sull'immigrazione, a nota curiosamente la Zaniti, aveva chiesto l'archiviazione, venendo poi bypassato dalla decisione del Tribunale dei Ministri, che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. Attenzione, perché questo è un argomento, come sempre, gli argomenti di apparente buonsenso sono invece quelli che vanno subito stracciati, che ha usato per primo ieri sera, crediamo, vice direttore, se non sbaglio l'organigramma, di Huffington Post, Alessandro De Angelis. Dice, no, ma non sono coinvolti nella chat i magistrati che hanno indagato o che giudicheranno Salvini. E vorrei pure vedere, cioè manca solo che fossero direttamente quei magistrati là a dire a quel mascalzone lo facciamo a pezzi. Ma anche qui il punto non è chi sia quel PM o quel magistrato che in chat ha scritto la frase offensiva. Il punto è il distinguo causidico di questi giornalisti per giustificare l'ingiustificabile, per derubricare l'incidente, per ridurre la gravità della cosa. Non una bella prova, non una bella prova per Repubblica, Stampa, Fatto e Corsera questa mattina. Allora, chiusa la prima pagina della rassegna, andiamo alla seconda, che spicciamo più velocemente. Conte e la sua paternale di ieri alla Camera. Qui vi raccomandiamo, ed è il più significativo invito all'acquisto della Verità che vi facciamo stamattina, vi raccomandiamo l'editoriale del direttore Belpietro, che per un verso coglie lo svarione di Conte ieri, che nel tentativo di autoelogiarsi su tutto ha rivendicato un inesistente primato italiano nei tamponi praticati. Belpietro è andato a cercare tutte le graduatorie nel mondo sui tamponi fatti in assoluto, su quelli fatti in rapporto alla popolazione, e viene fuori che, diciamo, la vanagloria di Conte non è purtroppo fondata. Poi, nella seconda parte del suo editoriale, il direttore della Verità si concentra sull'altro aspetto, la minaccia di Conte. Conte usa il pretesto della movida per poterci rimettere agli arresti. Ieri Conte ha fatto tutta una paternale ai giovani: non è il momento della movida, non è il momento dei party, non è il momento degli assembramenti, dovrò richiudere tutto. Però fa notare Belpietro, anche qui, un elemento di grande buonsenso: molte delle città nelle quali si sono verificati degli affollamenti più consistenti e in qualche misura preoccupati, non tutti, ma alcuni effettivamente sì, sono città con sindaci che appartengono alla stessa maggioranza di Conte: Milano, Bergamo, Palermo, Roma. I casi segnalati in questi giorni, scrive Belpietro, dovrebbero essere affrontati da giunte rette dal PD o dai 5 Stelle, e invece di prendersela con degli amministratori che non dispongono le misure di controllo e di contenimento, che cioè non fanno rispettare le precauzioni, Giuseppe Conte che fa? Minaccia di richiudere tutto. Prenda per le orecchie i primi cittadini, che sono ultimi nell'applicazione delle regole, invece di lanciare avvertimenti a chi le regole le rispetta. Il Premier faccia una cosa semplice invece di discorsi generici. Dica di andare ad amministrare anziché dichiarare, che di un sindaco sulle guglie Milano non ha bisogno. L'immagine è quella che avete visto nei giorni scorsi di Beppe Sala che si pavoneggiava sul Duomo. Andiamo ad aprire la terza pagina di questa rassegna, che è quella economica, e anche qui si raccomanda la Verità, e in questo caso anche un pezzo su Repubblica. Allora, la Verità per due pezzi, che partono in prima e che poi si distendono rispettivamente a pagina 14 e a pagina 15. Claudio Antonelli, che dà conto dell'andamento delle aste dei BTP, di cui parlavamo nel sommario. In quattro giorni con i BTP avremmo potuto incassare come con il salvastati, già raccolti dal tesoro 22 miliardi, con le domande inevase sarebbero stati 35, eh sì, perché ci sono state come sempre domande superiori alla disponibilità, quasi la cifra promessa dall'UE, soldi non soggetti a condizioni e vincoli a differenza di quelli prestati dal meccanismo europeo di stabilità. E il ragionamento viene completato da Giuseppe Liturri nella pagina accanto, che dice: gli altri in tutte queste settimane, gli altri paesi aumentavano le aste, noi dormivamo.
Comparando le offerte dei titoli pubblici italiani con quelle fatte da Germania, Francia e Spagna, emerge un dato inspiegabile. Alla comparsa del coronavirus tutti hanno accelerato, invece il nostro tesoro è rimasto al palo. Perché questi tentennamenti? Forse la risposta è facile: per l'attesa della manna europea, oppure ad essere maliziosi per infilare la testa, diciamo, in qualche trappola, europea. Diciamo che però sul versante economico oggi è interessante anche la scelta che fa Repubblica e che questa mattina qualche preoccupazione dalle parti del Tesoro la procurerà. Non solo il titolo d'apertura, ma il pezzo di Valentina Conte che dà i numeri, ma i numeri nel senso preoccupante della questione. Partita IVA e dipendenti, 4 milioni restano ancora senza aiuti. Quali sono i dettagli? Per ciò che riguarda la cassa integrazione, quelli che hanno fatto richiesta sono 7,2 milioni, ma diciamo l'assegno è arrivato solo per 4,6 e quindi capite che ci sono 2 milioni e 600 mila dipendenti che sono rimasti senza niente. Quanto agli autonomi, sui 600 euro ci sono ancora 1,1 milioni che attendono. Messi insieme 2,6 più 1,1 fa 3,7, quasi 4 milioni di persone tra dipendenti e autonomi che non hanno visto il becco di un quattrino dalla dichiarazione dello stato d'emergenza 31 maggio. E quindi Conte, anziché fare la paternale, diciamo, sullo spritz e sugli aperitivi, farebbe bene a occuparsi di questo, oltre che dei tamponi che non ci sono. Andiamo alla quarta pagina di questa rassegna, ed è quella, diciamo, politica sulla rissa scatenata alla Camera da questo signore, come lo vogliamo chiamare, dei 5 Stelle. Eccolo qua, cioè, a firma di Claudio Bozza sul Corriere della Sera, a pagina 2, il ritratto di questo Guevara di massa che ha acceso la bagarre, 38enne di professione regista teatrale. Andiamo bene, quindi ci mancava il regista guevarista, infatti ci sono delle foto in cui è intabarrato in una specie di mantello, di scialle, per dare il senso appunto del regista pensoso, e gli hanno acceso la telecamera, è successa l'ira di Dio, ecco, questa è la situazione. Peraltro è significativa l'intervista oggi, dopo molte settimane di silenzio che erano state rotte da alcune battute rilasciate al Wall Street Journal. Oggi riprende la parola Giancarlo Giorgetti, che ieri si è molto risentito in transatlantico, anche ottenendo, da quanto si capisce dai retroscena, la comprensione del ministro della Salute Speranza. Giorgetti si sfoga, questa è l'espressione usata dal Corriere della Sera con Monica Guerzoni, chiedono collaborazione e poi provocano sui morti. Stessi toni e stesso ragionamento sulla stampa. Giorgetti, attenti, il paese esplode. Qui a sentirlo è Francesco Bei. Sostanzialmente Giorgetti dice: guardate che il palazzo non si rende conto del tipo di pressione che può venire dal paese. Tra l'altro, ne parlavamo ieri con Francesco Galietti a quest'ora e non potevamo certamente sapere cosa sarebbe successo alla Camera nelle ore successive. C'è una consecutio temporale che va tenuta a mente. Allora, il 16 agosto scadrà il termine che il governo ha messo nel decreto cosiddetto rilancio per impedire i licenziamenti, quindi dal 17-18 agosto si può tornare a licenziare. Il 16 settembre arriva l'apocalisse fiscale con le imprese che saranno costrette, insieme alle famiglie, a pagare tutta una serie di tasse rinviate a marzo, aprile, maggio, eccetera. Cioè, si può temere nella fine estate, inizio autunno, uno tsunami di licenziamenti e fallimenti, licenziamenti e fallimenti. Peraltro, con la prospettiva, oggi accreditata da diversi giornali, che proprio a inizio settembre, il governo sembrerebbe orientato intorno al 13 settembre, qualche grillino vorrebbe addirittura una settimana prima,
il turno di elezioni regionali, con 6 elezioni regionali. Quindi immaginatevi già una campagna elettorale di fine agosto con aziende che cominciano a chiudere, licenziamenti che partono, cioè il clima rischia di farsi veramente pesante. Chi è che difende il regista teatrale intabarrato? Il Fatto Quotidiano, è l'incipit di Travaglio, vi fa capire dove si va a parare. Certo, poi lo Travaglio costretto ha preso per il culo per anni quelli che dovevano difendere tesi a volte facili da difendere, a volte più complicate dal centrodestra, ma ora tocca a lui l'ingrato compito dell'arrampicata sulla specchiera. Le immonde gazzarre degli ultimi 2 giorni, prima al Senato contro il ministro Bonafede e poi alla Camera contro il deputato 5 Stelle Ricciardi, proseguite sui social e sui giornaloni, dimostrano che in Parlamento tutto si può dire fuorché la verità. Ecco, vedi, è arrivato. Come Mosè scende dal Sinai con le tavole della legge, il regista intabarrato è sceso con la verità e poverino è stato attaccato, ora però lo difende Travaglio, così il Fatto Quotidiano. Tuttavia ci si domanda, è anche qui un altro tipo di consecuzio, insomma Conte aveva cercato di addormentare un po' il clima con il suo discorso, di farlo precedere da un'intervista in cui, per carità, non è che dicesse niente di trascendentale, diceva niente ieri sul Foglio, però insomma era un tentativo di almeno simulare volontà di dialogo, e poi arriva sto grillino che spara a palle incatenate. Qualcuno dice no, ma è Conte che nella sua furbizia, nella sua doppiezza, arma la mano dei grillini per sparare contro i leghisti. Qualcun altro, diciamo, dubita di questa situazione, ragiona su questo, ve lo segnaliamo, non abbiamo tempo di leggerlo, in retroscena di Adalberto Signore sul Giornale. Vi leggiamo invece uno stralcio del commento di Stefano Folli su Repubblica. A chi parla davvero il Premier? Cioè a chi poi in realtà voleva rivolgersi? A tutta l'opposizione? Tutta? No, Folli, a me pare, correttamente non interpreta così. Perché allora Conte ripropone uno schema che già nel recente passato ha avuto poca fortuna? Probabilmente perché non gli costa nulla e forse gli permette di guadagnare tempo. In fondo l'appello a ridurre le tensioni e a collaborare sul piano parlamentare è tipico delle fasi di crisi. Lo stesso presidente Mattarella l'ha rivolto a più riprese alle forze politiche, ma Conte non è il presidente della Repubblica, è un personaggio atipico che guida una maggioranza precaria dal futuro incerto. Da un lato egli ritiene che questa maggioranza non possa dare molto più di quello che ha dato, dall'altro si sforza di creare qualche contraddizione nel centrodestra. Di sicuro Conte vede sintomi di debolezza che solcano lo schieramento Salvini-Meloni-Berlusconi. Se fosse vero che l'Europa riverserà in tempi utili consistenti risorse finanziarie sul nostro paese, si può immaginare che almeno Forza Italia sosterrà l'operazione, per cui l'appello del Premier non va inteso come rivolto a tutta l'opposizione, bensì a quel segmento che potrebbe essere disponibile a condividere il dividendo europeista, sempre che i finanziamenti ci siano e non arrivino fuori tempo massimo. Esiste peraltro un secondo aspetto in grado di confondere il quadro. In settembre o comunque ai primi di ottobre si andrà a votare per le regionali e le comunali rinviate, nonché per il referendum sul taglio dei parlamentari. Questo vuol dire che, nonostante il virus e l'estate, l'Italia sta per entrare in una nuova peculiare campagna elettorale, certo il momento meno propizio per avviare esperimenti politici dai contorni poco definiti. Allora vedete che anche Stefano Folli, per una via diversa, dicendo ma le campagne elettorali non sono il tempo adatto per dialoghi e triangolazioni strane, evoca il tema del calendario, ma soprattutto dice guardate che Conte in realtà ha come interlocutore Forza Italia, o l'ala di Forza Italia che sembrava, coniugate voi il verbo, più diciamo sensibile ad alcune ipotesi. Però lucidamente Folli dice ammesso che i sostegni europei arrivino, e su questo diciamo anche oggi i segnali non sono brillantissimi. Già ieri ve lo dicevamo, il fantomatico recovery fund da 2.000 miliardi è sceso a 1.000, poi a 500, poi a 300, diviso 27, ma con condizioni, con restituzione, capite bene che, peraltro con un contributo italiano che sarebbe di 60 miliardi rispetto al bilancio unico europeo
a cui quel fondo e quell'iniziativa sarebbero agganciati. Cos'altro segnalare da ultimo? Ah, beh, sì, una imbarazzante intervista. Ecco, non aggiungiamo commenti se no di io, sessismo, no, per carità. Il ministro renziano Elena Bonetti, ministro delle pari opportunità, che ha come dire, ha accettato ogni tipo di umiliazione, ha accettato che sui 55 miliardi di sparo complessivo di questo decreto tutte le sue proposte fossero una a una fatte a pezzetti e che alla fine per il suo dicastero e per le famiglie fossero stanziati la miseria di 150 milioni per le disabilità e altri 150 per i centri estivi e accetta tutto e resta sulla poltrona, sta lì, eccetera, che fa oggi a babbo morto, fa un'intervista a Giovanna Casadio su Repubblica in cui piange, dice il governo non ha fatto abbastanza, i bimbi meritano di più. Ecco, francamente, se un ministro ritiene di essere stato mortificato nelle sue richieste, nelle sue proposte, eccetera, c'ha uno strumento, è l'istituto delle dimissioni, che capisco sia poco praticato in Italia, ma insomma, qualcuno farebbe bene a ricordarglielo. La Bonetti, pagina 14 di Repubblica. E con le lacrime della Bonetti, che diciamo si aggiungono alle lacrime della Bellanova, dalle parti di Renzi si piange molto, quindi insomma occorre una fornitura extra di Kleenex o di altre marche, insomma. Vedremo. E con questo pianto finisce la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiremo questa sera alle 19, sarà con me per una chiacchierata il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo, ma da qui ad allora la raccomandazione, il caldo invito è quello di passare in edicola a prendere La Verità e Panorama. Buona giornata a tutti.